Diamo il benvenuto a tutti voi a questo incontro con questi quattro atleti Allianz. Le presentazioni, giusto per conoscerci, partiamo con Sara Gama, che è il capitano della Juventus Women, che insomma, è tornata ad allenarsi. Poi abbiamo la pallacanestro maschile con Juan Fernandez dell'Allianz Pallacanestro Trieste. Ciao Juan. Ciao a tutti. C'è con noi Ilaria Panzera della GEAS Pallacanestro di Sesto San Giovanni. Ciao Ilaria. Ciao, un saluto a tutti. E poi Riccardo Sbertoli, che è un atleta del volley, classe 98, molto giovane, ma già con un sacco di esperienza. Ciao Riccardo. Ciao. Allora, partiamo dalle ragazze. Vorrei chiedervi su questo difficile momento che c'è stato, no? Questi due mesi e mezzo chiusi in casa. Come l'avete vissuta e se c'è qualcosa che vi ha colpito o vi ha cambiato? La prima parte l'ho vissuta un po' male, nel senso che non sapevamo cosa andavamo incontro, non avevamo ancora certezze, non sapevamo niente, quindi non sapevo proprio cosa aspettarmi. Invece la seconda parte, dove purtroppo il campionato è stato sospeso e annullato, ho avuto certezze anche se negative, quindi per lavorare più su me stessa, sul mio fisico e sulla prossima stagione. Quindi sicuramente una cosa che ho imparato da questa quarantena è sfruttare al meglio il proprio tempo, sia per migliorare se stessa, sia per migliorare anche appunto un gruppo che può essere la famiglia o con cui si vive. Tu Sara? È stata duretta, perché quando sei in casa e non riesci a stare sul campo, insomma, è completamente differente. Quindi Juan, tu come l'hai vissuta a Trieste? Tanto io come mia moglie abbiamo le nostre famiglie, lei in Stati Uniti, io in Argentina. Avevamo anche l'idea di tornare adesso dopo la stagione, adesso abbiamo dovuto cancellare tutto, quindi tante incertezze anche in quel senso, no? Al di là del nostro lavoro e lo sport, e anche il fatto di non poter sapere cosa succederà. Adesso tornare piano piano alla routine mi sta aiutando tanto, soprattutto mentalmente, e poi niente, aspettando giorno per giorno, nessuno sa cosa succederà, questa è la cosa più difficile da gestire. Riccardo, tu l'hai vissuta a Milano, da quello che ho capito, che è stata una città più colpite, e è stato forse ancora più complicato viverla in uno degli epicentri? Sì, diciamo che all'inizio quasi non sembrava possibile che si potesse scatenare una cosa del genere, perché io da milanese, avendo sempre vissuto a Milano, ammetto che anche io pensavo non è possibile che una città come Milano chiuda tutto e si immobilizzi completamente. Invece poi è successo. Poi per noi sportivi, io penso anche per tutti gli altri che sono qua come me, la mancanza di uno sfogo, di una valvola di sfogo che può essere per noi lo sport, che è un divertimento, un lavoro e anche secondo me una valvola di sfogo, fa sì che ci sia da lavorare tanto mentalmente per rimanere lucidi e avere ben presente comunque degli obiettivi, perché comunque noi cerchiamo sempre di porci degli obiettivi, e i miei sono stati, diciamo, andare un pochino avanti nello studio, cercare di impegnare la testa il più possibile, perché tutti i giorni vedere i dati sui morti, contagiati, così, iniziavano davvero a pesarmi anche sulla testa, diciamo. Certo. Lavorare dopo una sconfitta, non è una sconfitta, questa è stata una pandemia, ma trasportandola al campo, lavorare su una sconfitta per provare a prendersi una forte rivincita. Mi piacerebbe sapere se vi è capitato di vivere questa sensazione, proprio collegandola, imparare dagli errori per migliorare, magari qualche caso specifico, qualche partita nel dettaglio. Non so, Ricky, vuoi iniziare tu a raccontarci qualcosa su questo? Sì, è capitato proprio quest'anno, perché noi quest'anno stavamo facendo un gran campionato, e eravamo a ridosso del quarto posto, e storicamente nel nostro campionato i primi quattro posti sono sempre assegnati a quattro squadre che se li contendono tra di loro. Noi invece quest'anno siamo riusciti addirittura alla fine dell'andata a arrivare quarti, e quindi questo voleva dire giocare, avere il vantaggio del fattore campo per la Coppa Italia. Mm-hmm. Abbiamo preparato una partita di Coppa Italia contro Trento, come se mentalmente eravamo tutti concentrati, pensavamo che quella fosse la partita per certi versi più importante della nostra stagione,
E cosa è successo? È successo che non siamo riusciti a mai quasi entrare in partita. E quella è stata una delle sconfitte che ha bruciato di più e che ha segnato tanto il nostro animo in quel periodo. Noi ne abbiamo parlato tanto, è stata una fase mentalmente complicata, ne abbiamo parlato tanto e ne siamo riusciti a uscire, perché comunque noi dobbiamo sempre cercare di andare avanti. È una sconfitta, ci può stare, fa parte del gioco, ci sono sconfitte che bruciano di più, sconfitte che bruciano di meno, però la cosa importante è avere ben chiari gli obiettivi. A Sara, qualcosa su questo, ne hai vissute tante battaglie, no? Tante partite in Italia, all'estero, vittorie, sconfitte, però sei il capitano della Juventus, un simbolo fortissimo anche in nazionale, credo che ci sia sempre, anche una come te, si metta sempre in gioco, no? Anche dalla sconfitta, c'è sempre la voglia di tornare alla battaglia. Devo pensare ad esempio al nostro percorso alla Juventus il primo anno, dove avevamo fatto al nostro primo anno proprio d'esistenza, avevamo fatto un girone d'andata straordinario, solo vittorie, e poi abbiamo continuato a vincere, siamo arrivati alle due partite clou, in cui abbiamo fatto contro il Brescia prima e la Fiorentina poi, abbiamo perso entrambe le partite, e quindi questo ci ha buttato un po' giù la squadra psicologicamente, perché sentivamo sfuggire una cosa che comunque piano piano uno cominciava, no, lo scudetto sembrava avvicinarsi, quindi da lì però abbiamo fatto un lavoro su di noi, abbiamo deciso di prenderla anche con più serenità, perché forse ci eravamo caricate di troppe responsabilità di riuscire a fare l'impresa il primo anno, e quindi siamo andate un po' indietro, alleggerendo, cercando di divertirci di più e di sentire meno l'ansia, e in questa maniera poi abbiamo terminato il campionato rimanendo prima in classifica, vincendo le altre gare e andando fino allo spareggio, perché avevamo finito a pari punti col Brescia, e poi ci siamo ritrovati allo spareggio giocandoci la gara, invece convinte delle nostre possibilità, lottando letteralmente fino all'ultimo, perché siamo andati poi a supplementari e rigori e abbiamo vinto lo scudetto al primo anno. Se lì avessimo ceduto psicologicamente dopo quelle due sconfitte, oggi probabilmente racconteremo tutta un'altra storia, quindi questo è un esempio di gruppo importante, insomma bisogna imparare dalle sconfitte e anche capire da cosa arrivano, no? Se arrivano da una mancanza di concentrazione o magari da una concentrazione esagerata, perché anche quella è controproducente. E invece per quanto mi riguarda personalmente, se ti devo fare un esempio che non è proprio una sconfitta, ma diciamo al recente mondiale, diciamo l'esordio, in cui ritengo di aver fatto una prestazione comunque buona, no? Però ho causato un calcio di rigore, cosa che non mi accade spessissimo, no? Quindi comunque io personalmente l'ho vissuta durante la gara assieme alla mia squadra, poi tra l'altro parlandoci in uno spogliatoio, e non avevamo approcciato bene il primo tempo, il secondo insomma l'avete visto tutti, l'abbiamo ribaltata, e quindi già lì la reazione non è una sconfitta ma una cosa negativa, perché magari io potevo cedere, la squadra poteva cedere con me e potevamo non esprimere il nostro potenziale, invece abbiamo deciso di entrare in campo e di dare il meglio, e quindi già lì c'è la reazione. Poi dopo personalmente nella preparazione della seconda gara contro la Giamaica mi sono detta bene, questa prestazione ha avuto questa pecca, abbiamo vinto e tutto va bene, ho detto questa partita deve essere impeccabile, e così è stato a detta di molti, quindi insomma poi abbiamo vinto 5-0 ed eravamo già qualificate, quindi ecco come lavoro, però c'è tanto pensiero dietro, ecco, bisogna analizzare il perché e il per come, e anche deresponsabilizzarsi quando, perché c'è anche un po' il caso, no, nel gioco, quindi ci sta. E come, ci ha ricordato i mondiali, ci hanno fatto, per cui ci avete fatto veramente sognare l'estate scorsa. Fra un po' torniamo a parlare anche con Ilaria. Volevo chiedere però una cosa a Juan. C'è uno dei termini, dei valori che Allianz, a cui più tiene, il Customer and Market Excellence, che possiamo tradurre, se vogliamo, essere un punto di riferimento per la squadra e per i compagni. Quando un giocatore, un leader, deve prendersi le sue responsabilità. Allora ti chiedo, ci racconti cosa hai pensato i secondi prima dell'ultimo tiro da tre contro Sassari quest'anno? Non ho pensato niente, era la mente in bianco, però
Raccontacelo bene anche quello che è successo, perché forse non tutti sanno quell'episodio che è stato così importante per la vostra squadra. Sì, beh, partendo dal fatto che per noi è stata una stagione difficile, abbiamo sempre lottato nei posti giù, dopo qualche cambiamento in squadra di giocatori e tanto lavoro, sento che la squadra in quel momento stava mostrando una faccia diversa, voleva cambiare il corso della stagione, mancava poco, eravamo sotto di 7-8 punti, abbiamo recuperato, mi è capitato alla fine che eravamo sotto di 2 punti, la palla è arrivata a me con un secondo per finire la partita, ho tirato da 3 ed è entrata. Se mi chiedi cosa pensavo in quel momento, ti giuro che avevo la mente in bianco, non pensavo a niente. La fiducia ti porta a prenderti queste responsabilità e noi siamo stati bravi in quel momento lì come squadra a capire tutti dove stava andando la partita e a tenere duro per portare a casa una vittoria che in quel momento lì era oro praticamente. Certo. Ilaria, mi piacerebbe parlare un po' con te anche dell'importanza della collaborazione, ma anche quanto è difficile, no? Perché c'è sempre il lavoro di squadra, quindi aiutare l'altro, ma aiutare magari segnalandogli qualcosa che non va troppo bene, che da un punto di vista tecnico può migliorare. Magari Sara, dall'alto della sua esperienza, forse è un po' più facile per te introdurre e dire qualcosa a qualche compagna, proprio per gli anni in cui hai giocato, per l'esperienza che hai. Forse per una ragazza più giovane come Ilaria è un po' più complicato. Ilaria, come la vivi questa cosa? Ti senti libera nello spogliatoio di essere collaborativa, di dare indicazioni, aiutare, chiedere qualcosa? Il mio capitano è sempre stata disponibile a darmi una mano e io cerco appunto di fare lo stesso con le altre, no? Perché infine il basket è uno sport di squadra e tutte devono dare tutto. E tu devi essere anche brava ad accorgerti cosa non va. Cosa non va in te, ma soprattutto cosa non va nella tua compagna. E non sempre succede, ovviamente, perché è difficile, perché siamo in 12 e quindi pensare a te stessa e altri 11 non è sempre facile. Però devo dire che anche solamente, non so, una pacca sulla spalla fa veramente piacere e è veramente simbolo di gruppo. E io volevo riallacciarmi alla sconfitta di prima, che un segno di unione è stato che dopo la mancata promozione ci siamo ritrovate con lo stesso gruppo, abbiamo detto ok, l'anno prossimo dobbiamo salire nella massima categoria e così è stato. Quindi è proprio un simbolo di gruppo, di unione, di collaborazione che è la base e fondamentale in qualsiasi sport. Bellissimo assist questo. Riccardo, quanto è importante porsi un obiettivo? Ilaria ce l'ha appena detto, no? Avevano l'obiettivo di migliorare la stagione passata e così è stato. E quello è stato un motore. L'obiettivo concreto, il traguardo da raggiungere, quanto dà in più? Darsi degli obiettivi è importantissimo, secondo me. Obiettivi sia di squadra che personali. Ovviamente quelli personali non devono mai andare oltre quelli della squadra, secondo me. E un obiettivo che io mi pongo tutti gli anni è poi cercare di migliorare ovviamente me stesso, ma anche di migliorare la squadra attraverso la conoscenza dei miei compagni. Ci sono dei valori che io ritengo che all'interno di una squadra siano fondamentali, che sono la chiarezza e la correttezza, però avendo proprio degli obiettivi condivisi, io darei l'anima, darei tutto me stesso per raggiungere questi obiettivi. E se capisco che un giocatore, magari anche più esperto di me, non so, magari in quel momento lì ha fatto qualcosa, cioè, io mi sento anche in dovere nei confronti della squadra di andare, ovviamente nei modi giusti, a farglielo notare o comunque a chiedergli spiegazioni per cercare di rifare il cerchio, perché alla fine l'obiettivo principale della squadra deve essere condiviso e deve esserci una certa chiarezza. È bellissimo essere amici, e io sono amico veramente di tutti i miei compagni, però se qualche volta devo essere magari duro o loro devono essere duri con me, io preferisco un tipo di rapporto di questo genere. Sara, vorrei introdurre con te la questione del professionismo nello sport al femminile. Avete fatto tanti passi in avanti, per certi versi lo state diventando, lo siete diventate, è un percorso forse ancora
che si deve compiere fino in fondo, ma sicuramente rispetto a tanti anni fa il calcio al femminile è cresciuto molto. Questo può essere di riflessione, di spunto e anche di obiettivo, ecco, di quello che continuiamo a parlare, per altri sport al femminile che ancora non hanno conosciuto una sorta di protoprofessionismo, penso anche alle attività che vedono coinvolto i ragazzi che sono qua, al basket, la pallavolo. Quanto può essere il calcio, può aiutare da questo punto di vista? Beh, quello che ho sempre detto, avendo il calcio un ruolo così importante nel nostro paese, e considerato che nel nostro paese non c'è nemmeno un'atleta donna professionista, è chiaro che potrebbe fare da apripista. Io lo ritengo una buona leva, quindi chiaramente l'impatto, soprattutto l'anno scorso, anche noi eravamo misconosciute, e oggi siamo un po' più conosciute, grazie al grosso impatto del mondiale, e questo ha portato alla luce questa grossa discriminazione, che peraltro è un problema ovviamente enorme dal punto di vista delle donne, visto che appunto nessun atleta è professionista in Italia, ma è anche discriminazione perché ci sono anche tanti ragazzi che non sono professionisti, quindi in realtà abbiamo un grosso problema nel regolamentare il professionismo nello sport in generale, insomma, gli atleti che sono professionisti di fatto. Quindi sicuramente per quanto riguarda noi ragazze, penso che se riusciremo ad arrivarci, io mi auguro che il passo sia davvero breve a questo punto, che sia solo... Mi auguro che faremo da apripista, se sarà qualcun altro sarà bene lo stesso, perché comunque avremo messo giù una pietra miliare importante e stabiliti dei criteri importanti, che sono di equità e che oggi mancano. L'augurio è quello, no? Che il vostro lavoro possa portare a dei traguardi da raggiungere subito, o magari al più breve possibile anche con le future generazioni. Lo sport, si dice sempre, è un linguaggio globale ed è un linguaggio che va oltre le differenze. Si parla molto di meritocrazia inclusiva anche in quelle che sono i valori di Allianz. Ecco, allora Juan, chiederei a te, che è una storia un po' particolare, no? Perché ci hai raccontato, arrivi dall'Argentina, ma sono tanti anni che vivi e giochi in Italia. Quanto è stato importante e quanto ti è servito lo sport proprio per sentirti, tra virgolette, a casa anche se qui in Italia? Importantissimo, importantissimo. Grazie allo sport ho viaggiato il mondo e grazie allo sport sono oggi dove sono. Anche parlando di famiglia, no? Mio padre è stato giocatore professionista di pallacanestro anche 17 anni, quindi io l'ho vissuto dal giorno 1 quando sono nato. Poi ho anche un fratello che è oggi il numero 2 al mondo di tennis in carrozzina. Quindi a me tocca anche un po' questo discorso di diseguaglianza, non so se si dice così. Sì, va bene. Non equità fra non solamente sport maschile e femminile, ma anche sport dei disabili, no? Perché loro fanno anche una vita che è praticamente uguale a quella che fanno i tennisti professionisti, nel senso degli allenamenti, viaggi, allenatori e roba del genere, e non hanno gli stessi diritti o benefici. Lo chiedo una cosa a Ilaria. Abbiamo sentito parlare tanto di responsabilità, no? Il fatto di essere un atleta, di giocare al tuo livello, essere anche comunque molto molto giovane, ti dà una responsabilità in più anche nella vita di tutti i giorni? Sì, ma mi fa piacere perché è un po' come uno stimolo, no? Nel senso che se hai pressione addosso vuol dire che sei brava e che stai facendo bene il tuo lavoro. Quindi è uno stimolo per dare e continuare a dare il meglio, ecco. Sicuramente penso, come tutti, abbiamo fatto una vita differente rispetto agli altri, sicuramente una vita sociale differente, vale a dire che ci sono dei sacrifici da fare, questo penso sia palese ed evidente agli occhi di tutti, e io sono in questa fascia d'età e sto andando incontro a questi ostacoli, a questo periodo un po' difficile, ecco, difficile soprattutto nell'organizzazione, magari nell'organizzazione con la
la scuola, perché tra poco farò la maturità l'anno prossimo, e il campionato, i viaggi, le trasferte, qualcosa dove bisogna organizzarsi. E allora sposto Riccardo a te un po' la stessa domanda, anche perché insomma avete solo pochi anni di differenza rispetto a Ilaria. Te la senti con la responsabilità in più di essere anche un atleta? Ma un pochino sì, nel senso, noi pallavolisti diciamo che rispetto al basket e al calcio siamo molto meno personaggi, però sai, siamo su Milano, la squadra gioca il Superlega, quindi il massimo campionato, quindi noi ci sentiamo un po' più personaggi in una cerchia un po' ristretta, che è il pubblico della pallavolo. Sicuramente un pochino di pressione addosso in più te la senti, perché soprattutto durante gli eventi, quando magari vai spesso con i ragazzini a fai qualche evento, non so, in cui fai un allenamento con loro, loro ti vedono come un punto di riferimento, è importante riuscire a mantenere, secondo me, un comportamento adeguato. Siamo arrivati all'ultimo giro di campo, diciamo così. Mi piacerebbe per ciascuno provare a guardare in avanti, provare a guardare al futuro, anche in maniera molto pratica, concreta. Cosa vorreste vedere, fare nei prossimi mesi? Immagino anche collegandosi ovviamente al vostro sport e alla vostra attività, pensando a quanto vi è mancato qualcosa e a quanto volete tornare a fare. Juan, vuoi partire tu? Guarda, io a volte mi lamento tanto della routine, no? Durante la stagione, che diventa a volte tutto uguale, un po' pesante. Oggi non vedo l'ora di tornare alla routine, quindi voglio un po' quello. Voglio un po' più di certezze, no? Che questo incertezza finisca un po' in tutti i sensi, no? Non solo per non sapere cosa succederà o come sarà la prossima stagione, ma anche per potersi muovere un po' di più, decidere, vedere le famiglie, un po' a noi ci manca un po' quello. Ricky? Mi è mancato talmente tanto e mi è dispiaciuto talmente tanto non finire il campionato, che non vedo l'ora di ritornare a fare quello che facevamo prima, nel senso che so che sarà diverso, so, perché inevitabilmente si dovranno prendere delle precauzioni diverse, ci saranno dei regolamenti diversi all'interno delle partite, per gli allenamenti, magari dovremo fare le partite a porte chiuse, non lo so ancora, però veramente non vedo l'ora di risentire addosso un po' di sensazioni che da sportivo sono come droga, tipo adrenalina, tipo un po' di ansia prima della partita, un po' di stanchezza a fine allenamento o durante tutto l'arco della nostra vita. Ilaria e poi Sara. Io spero che tutti i campionati riescano ad andare avanti al meglio. Spero e mi auguro, non solo nel basket ma in tutti gli sport, che gli sponsor continuino a reggere e a mandare avanti questa nostra passione che facciamo ogni giorno e diamo il meglio per divertirci. Grazie. Sara, tu? Beh, quando da noi si è interrotto il campionato ci aspettava, avremmo giocato presto di nuovo ed eravamo ansiose di calcare di nuovo l'erba dell'Allianz. L'anno scorso è stato un evento incredibile quando abbiamo giocato lì con 40.000 persone, quindi eravamo lì per gustarci un altro, quindi insomma l'auspicio è innanzitutto di tornare a giocare quando ci saranno le condizioni e dopodiché vivere un'altra esperienza del genere. Così hai ricordato un altro bel momento della passata stagione. Direi che siamo alla fine. E allora ringraziamo Allianz per questa opportunità e poi insomma, mi sento di ringraziare tutti voi, ovviamente Ilaria e Sara, Riccardo e Juan, e magari questo è solamente un primo appuntamento per altri, ma intanto grazie, bocca al lupo per tutto e anche buona estate che arriva. Crepi, grazie mille. Crepi il lupo, grazie. Grazie ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.